Allora, sto provando a introdurre Togo con le due pecore. Per adesso sembra che stia andando tutto molto bene, lui non dimostra nessun tipo di aggressività. Togo è nato da Akekemen, quel cane che io avevo importato, e da una femmina che proviene dalle mie linee di sangue. E quello che io vorrei vedere, ma ho già capito, è se lui ha aggressività nei confronti delle pecore, ma non ne ha nessuna. Le pecore ovviamente si allontanano, ma neanche più di tanto, perché lo conoscono. Lui è molto tranquillo, ma non sta dimostrando nessuna aggressività. Lui è qua, ma non dimostra nessun istinto di predazione, proprio. Ha bisogno un po' di ambientarsi, marca il territorio. Ecco, adesso probabilmente loro andando là riesco a farlo avvicinare. Vieni. I maschi solitamente sono meno aggressivi delle femmine già in generale col bestiame, ma poi comunque si vede quando un cane vede, diciamo, un pericolo, qualcosa che vuole allontanare, vede il bestiame come qualcosa che vuole o predare o allontanare, si comporta in un attimo. Dai, vieni te, vieni, bravo. E quella giù sarà molto più facile farlo avvicinare. Dai, 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 dai. Vedete, anche loro scappano, lì è completamente indifferente. Quindi penso che possa essere inserito facilmente te nel gregge. Te. Perché poi non ha il minimo interesse di rincorrerle. Questo è un cane che dopo che sta un giorno o due vicino a un bestiame nuovo ed è molto potente sui cani, si vede già la struttura che ha, la mole, oltre ad essere un bellissimo cane, è proprio innocuo al 100% sugli estranei. Lui può essere lasciato tranquillamente nei pascoli, che non dirà nulla ai turisti che passano, eccetera. E ha questo grosso vantaggio di non avere istinto predatorio. Non si avvicina neanche alle pecore, questo è proprio un segnale di rispetto nei confronti dell'animale, che non vuole avere nessuna conflittualità con il bestiame. Tra l'altro è un cane molto affettuoso con i proprietari. Lui. Ovviamente loro non lo conoscono, preferiscono allontanarsi. Se io lo lascio qui un po' di ore non succederà nessun problema di sicuro. Noi lo vogliamo introdurre in un gregge perché si manifesta assolutamente, per adesso innocuo, agli estranei, e cambia proprietario molto facilmente, e questa era un po' la prova che volevamo fare, se può andare d'accordo col bestiame. Non ha mai visto le pecore prima, ma
non è per nulla interessato ad aggredirla. E neanche quando loro fanno delle reazioni che se ne vanno, vedete, lui è completamente indifferente. E questo è sicuramente una grossa cosa, è un sintomo. Poi la pecora ha mangiato il pezzettino di pane e lui non ha reagito, quindi dico che l'esame l'ha passato con 10 lode.